Ma diciamo che noi arriviamo in un buon momento, forse anche il migliore nostro della stagione, perché stiamo giocando bene e abbiamo vinto 5 gare di fila, che questo dà fiducia, no? Questo penso che a livello di gioco in altri momenti, dal girone del ritorno, stiamo giocando su questi livelli, però è vero che vincere ti dà fiducia e ti fa essere ancora più forte. Noi arriviamo in questo momento. Non sarà facile, no? Noi abbiamo vinto qua, loro ci hanno vinto contro di noi là, siamo lì, due squadre molto equilibrate, secondo me sarà una partita molto tirata, se tutte e due le squadre giocano ai suoi livelli, magari si decide al tie-break, bisogna avere lucidità e nei momenti importanti e anche un pochino di fortuna. Ma io penso che la squadra nel girone del ritorno ha cominciato già a assimilare molto bene certe cose dello schema di gioco tattico, anche il feeling con i palleggiatori ha migliorato. Non dimentichiamo che loro sono arrivati molto ravvicinati all'inizio del campionato. E dopo l'introduzione di Ole ci ha dato tanto all'inizio della panchina, dopo quando lui si è stabilizzato anche giocando. Quindi io penso che già sono 3-4 mesi che giochiamo una bella pallavolo. La chiave è stato il lavoro, il crederci e non mollare mai. Dopo, quando sono arrivati le vittorie, è arrivata anche la fiducia e questo ti fa dare un ulteriore salto di qualità. No, il lavoro è simile, tutte le settimane noi facciamo un lavoro simile, no, no, non molliamo mai di lavorare anche sulla parte analitica, tecnica, perché abbiamo giocatori giovani che hanno bisogno e che non vogliamo che si fermi lo sviluppo, quindi magari lavoriamo un pochino meno in quantità. No, perché chiaramente già solo pensiamo a questa partita e no, non vediamo più in là, no? Quindi questo ci permette di dire, vabbè, la cosa importante è arrivare al 110% in questa, dopo quello che accade dopo già non è importante. Quindi magari un pochino meno di quantità di allenamento, però lavoreremo sulle stesse linee, no? La cosa importante è come giochiamo noi, non faremo niente di speciale e nel lavoro per affrontare Padova, faremo le cose per giocare bene noi, quindi battuta, recessione, cambio di pala, saranno le basi.